Marco Mori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Candidato sindaco di Riscossa Italia, un nuovo partito. Ce n'era bisogno in una realtà così frantumata come quella italiana? Ce n'era assolutamente bisogno, perché oggi in Italia noi non abbiamo partiti che ancora sappiano mettere al centro la Costituzione. Oggi il vero problema che noi subiamo è l'aggressione del vincolo esterno europeo, che ha cancellato completamente i diritti inviolabili della persona. Il neoliberismo, l'ideologia che definisco criminale, che mette il denaro soprattutto, è stata codificata in un ordinamento in Europa, che è appunto l'Unione Europea. A questo punto più che mai era necessario avere un movimento che richiamasse e riportasse l'attenzione dei cittadini all'insegnamento di qual era il modello costituzionale e che ci consenta quindi di reagire e risolvere la crisi che ormai da troppi anni ci colpisce. Quindi una sorta di Italexit? È qualcosa di più. Sentiamo spesso anche altri partiti parlare di uscita dall'euro, dall'Unione Europea. Noi mettiamo al centro anche proprio, ripeto, il problema del neoliberismo. Vi faccio un esempio. Avete mai giocato a Monopoli? Penso di sì, no? Monopoli è quel gioco che esprime meglio di tutti un sistema puramente liberista, cioè un sistema nel quale non c'è una redistribuzione dei redditi da parte dello Stato. Cosa succede in quel sistema? Che a un certo punto tutta la ricchezza finisce in mano a un giocatore e tutti gli altri falliscono. Questo indica bene che cos'è l'Unione Europea, un ordinamento che consente totalmente il libero mercato, vieta la redistribuzione di ricchezza, impedisce allo Stato di coordinare e disciplinare il settore economico e a quel punto, piano piano, ricchezza e a quel punto di conseguenza anche potere politico finisce nelle mani di pochissime persone. Ma la nostra economia è abbastanza forte per sopportare l'uscita dall'euro? La nostra economia non è abbastanza forte per rimanere ancora altri anni all'interno dell'euro. Abbiamo perso più di un quarto della produzione industriale e se continueremo su questa strada allora sì che avremo grossissime difficoltà a uscire dall'euro. Perché il problema è se uno Stato torna alla sua sovranità monetaria e mantenere e garantire una produzione sufficiente ed elevata. Più perdiamo produzione più l'uscita sarà difficoltosa. Secondo voi la cessione di sovranità sarebbe incostituzionale, è così? È certamente incostituzionale ed è anche reato. Il codice penale prevede una rubrica dei delitti contro la personalità dello Stato ed è una rubrica che punisce appunto quei comportamenti che vanno a colpire lo Stato in senso ampio, cioè quando si colpiscono alcuni degli elementi fondativi dello Stato, che sono popolo, territorio e appunto la sovranità, cioè il potere d'imperio dello Stato sul suo territorio. Ovviamente in una democrazia come la nostra quel potere d'imperio appartiene al popolo. Quindi il problema delle cessioni di sovranità dal punto di vista democratico, che significa che i cittadini italiani non sono più padroni delle decisioni da che prendono a casa loro. Come si conciliano i diritti inalienabili e il patto di stabilità? Non si possono conciliare, sono due cose opposte. Ovviamente l'inserimento nel 2012 del pareggio in bilancio in Costituzione ha portato questa questione anche a livello nazionale. È evidente che uno Stato che deve fare il pareggio in bilancio è uno Stato che non può più esistere, muore. Perché muore? È molto semplice. Se lo Stato non ha la possibilità di aumentare la moneta in circolazione al crescere dell'economia, a un certo punto la gente non riesce più a pagarsi. Il patto di stabilità interno, che è quello che impedisce a un sindaco di fare il suo lavoro, è un qualcosa di assolutamente sconvolgente, perché significa che se io devo riparare una buca, devo prendere i soldi da qualche altra parte, dalle tasche di qualche cittadino. Questo è ovvio, spesso viene indicato come giusto, perché altrimenti se lo Stato facesse politiche troppo espansive si potrebbe creare una spinta inflattiva. Ecco che però se noi oggi guardiamo il dato macroeconomico, cioè che il Paese è in deflazione, sappiamo già che è certificato che c'è meno moneta nell'economia di quanta necessaria. Quindi l'unica cosa che non dovremmo fare oggi è fare austerità. Dovremmo assolutamente spendere, chiaramente, più di quanto tassiamo, immettere moneta nell'economia. Il problema è che noi non abbiamo più una moneta da immettere, perché la moneta è della Banca Centrale Europea. È una moneta privata e non nostra. Chiaramente per Genova noi manderemo un messaggio chiaro. Il nostro impegno sarà violare il patto di stabilità interno, perché è gravemente incostituzionale.
Sui diritti incomprimibili si è espressa anche recentemente la Corte Costituzionale per un caso che si è verificato in Abruzzo. Sì, è una bellissima sentenza che casca, diciamo così, a fagiolo rispetto al nostro programma, perché con una pronuncia di dicembre, la 275 se non ricordo male, la Corte Costituzionale ha detto che è il bilancio che deve adeguarsi per l'erogazione di diritti incomprimibili. Non si è spinta fino al punto di dire dove dobbiamo prendere i soldi, ed è chiaro che dobbiamo prenderli ritornando a stamparli, ad avere la nostra moneta, ma è ovvio che ha fissato un paletto fondamentale che per un sindaco è veramente oro a questo punto, perché io su Genova, se mi trovo di fronte alla violazione di un diritto fondamentale, faccio un esempio, mi trovo di fronte a un cittadino disoccupato involontario che si trova in strada perché è stato sfrattato, io devo immediatamente toglierlo da lì. Non posso aspettare di chiedere i soldi o di recuperarli o di averli. Firmo un contratto e lo mando in una casa, in un albergo, in un affitto, violando ogni tipo di norma chiaramente inerente al patto di stabilità, perché in quel caso è in gioco un diritto incomprimibile che devo tutelare per forza. Se poi lo Stato centrale non ci darà i soldi per onorare queste obbligazioni, faremo causa al governo. Recentemente ti ha punto una zanzara, cosa è successo? È stato un solletico. Tra l'altro sono stato molto contento di questo, perché almeno si è parlato di un problema assolutamente fondamentale su una radio da un paio di milioni di ascoltatori. Cosa è successo? Radio 24, la trasmissione di Cruciani, La Zanzara, ha fatto ascoltare un video che avevo fatto su Facebook, dove mi parlavo degli effetti dei tagli della spesa pubblica, che talvolta purtroppo possono anche essere causa o concausa di vere tragedie. Avevo fatto l'esempio di Rigopiano, sapete insomma cosa purtroppo è successo. Lì la competenza per la pulizia della strada era della provincia, ovviamente. E la provincia aveva due mezzi spazzaneve, uno era rotto dai primi di gennaio e siccome Del Rio aveva eliminato gli stanziamenti per quanto riguarda le province, non avevano i soldi per riparare la turbina. Quindi effettivamente se ci fosse stata la giusta spesa, si fosse riparata una turbina, magari quelle persone che erano ore che aspettavano per andare via dall'albergo forse potevano essere ancora vive. Questo è stato fatto come esempio delle conseguenze dei tagli alla spesa pubblica laddove si colpiscono anche questioni inerenti alla sicurezza. Qual è la vostra posizione sulle privatizzazioni? Guardate, quando si privatizzano servizi essenziali, specialmente in regime di monopolio, abbiamo visto che si è sempre verificato un fatto. I servizi sono scesi per qualità e i prezzi sono saliti. Quindi ormai dovrebbero averlo capito anche i sassi. Il problema è che c'è una malafede diffusa che porta a cercare di consegnare tutte le utility pubbliche, ovviamente in mano ai privati. È un'azione deliberata, voluta soltanto per utilità. Tanti purtroppo non hanno capito il disegno e vanno dietro a questa ideologia che si è formata sul solito meccanismo che possiamo dire di manipolazione mentale sotto certi punti di vista, effetto e dall'effetto, da un problema, ti spingo a scegliere come soluzione proprio il punto dove io volevo arrivare. Cioè, non faccio funzionare i servizi, il cittadino vede che i servizi non vanno. E perché non vanno? Non vanno perché ho tagliato le spese, e allora il cittadino che vede che il servizio non funziona invoca il privato. Il problema è che le spese vengono tagliate sempre per volontà di vincoli esterni europei che sono stati voluti dal potere economico privato. Quindi loro sono la causa del problema e la gente, non capendone le esatte proporzioni, va nella direzione sbagliata. Come diceva Aldo Moro, quindi non certo un pericoloso comunista, se manca una disciplina, un controllo e un coordinamento dell'economia, la ricchezza finisce nelle mani di pochi. Abbiamo visto notizie di questi giorni, ma vi sembra normale che nel mondo 8 persone abbiano il 50% della ricchezza? Se estendiamo un attimo l'esame, arriviamo a un 1% di persone che hanno il 99% della ricchezza. Cioè, pensate che questo modello possa essere portato avanti ancora a lungo senza che scoppi un conflitto? È ovvio che dobbiamo ricordarci che noi dobbiamo andare nella direzione esattamente opposta. Su Genova, con noi al timone, non esiste pensare ai privati nei servizi pubblici essenziali. Anzi, faremo tornare in mano pubblica quello che è già stato ceduto, assolutamente. Un partito neonato non può pensare di correre da solo. Quali sono i vostri naturali alleati? Per esempio la Lega Nord, che anche loro hanno il pensiero di uscire dall'Europa. Allora, il tema delle alleanze è piuttosto complesso. Intanto noi nasciamo come tecnici, cioè l'attività che abbiamo fatto in questi anni, stranamente molto poco a Genova e provincia, evidentemente nessuno è profeta in patria, ma molto intensa in altre regioni, Veneto, penso alla Lombardia, dove siamo spesso in televisione o nei media,
Noi abbiamo fatto appunto un approccio giuridico, cioè spiegavamo i concetti di cui abbiamo parlato, la Costituzione alle persone, spiegavamo anche ai partiti come bisognava intervenire e siamo stati chiamati un po' da tutti. Io ancora il 6 aprile, ultimo scorso, ero a Bruxelles, invitato dai 5 Stelle a fare una conferenza lì. Quindi diciamo che era questo il nostro approccio. La politica è stata una novità assoluta dovuta al fatto che a un certo punto ci siamo accorti che ovunque c'è qualche errore di impostazione. Ad esempio, la Lega, che ha una bella componente in Claudio Borghi, che io apprezzo molto, dimentica spesso il problema liberista. Il 5 Stelle sta purtroppo strizzando troppo l'occhio all'Europa. L'ultimo comportamento su ALDE è stato veramente preoccupante e oltretutto ha portato alla fuoriuscita di uno dei loro elementi migliori, quel Marco Zanni, che tra l'altro avevo potuto conoscere a Bruxelles, che ha sempre dimostrato di essere molto preparato e ha sempre detto a tutti che la linea di salvezza per il Paese e anche la linea di successo del movimento era portare l'Italia fuori dalla gabbia europea. Purtroppo nel momento in cui non c'è questa intenzione, ho sentito la Ruocco, se non sbaglio, parlare addirittura di Stati Uniti d'Europa, è evidente che questi non possono essere alleati. Però ecco, noi proprio per questo, per il fatto che abbiamo avuto rapporti con tutti, nasciamo come elemento di collante per un fronte di liberazione nazionale che unisca sinistra e destra, tutti quanti, su tre punti principali: ripristino del modello costituzionale e quindi conseguentemente uscita dall'Unione Europea e uscita dall'euro. Su questi punti l'alleanza deve essere trasversale, ma con chiunque, e sinceramente non mi preoccupo neanche di come può aver sbagliato uno in passato o altro. Se da domani mattina ci rimbocchiamo le maniche, riconosciamo gli errori e si guarda al futuro, qui ci sono gli interessi nazionali da portare avanti e quindi noi dobbiamo assolutamente perseguire questa linea, perché se ci sono gli accordi sui punti principali si salva il Paese, si ripristina la democrazia e poi ognuno per la sua strada. E tra l'altro, scusami, voglio dirlo, per chi dicesse quando ascoltano questi video che è complottismo, eccetera, ma ascoltatevi le dichiarazioni, perché ormai non sono questioni che portiamo avanti noi. Quando noi abbiamo un ministro della giustizia in carica, come Orlando, che ci dice una cosa semplicissima, cioè che ci sono poteri sovranazionali di natura economica che mettono le democrazie di fronte al fatto compiuto, precisando come l'inserimento del pareggio in bilancio in Costituzione nel 2012 non fu il frutto del dibattito parlamentare, ma fu il frutto di una minaccia della BCE, che disse: o mettete il pareggio in bilancio in Costituzione o vi chiudiamo i rubinetti e voi non arrivate alla fine del mese. Cioè, quella notizia non è stata neanche passata dai giornali e dovrebbe invece essere materiale per le procure della Repubblica. Quale elettorato avete intenzione di saccheggiare? Beh, sicuramente più che saccheggiare, informare e riportare intanto nell'ambito del diritto costituzionale della democrazia. Sicuramente io credo che l'elettorato oggi, che è più fuori dal suo pensiero, da quello che dovrebbero votare, è sicuramente l'elettorato del PD. Perché il PD è il partito dell'alta finanza internazionale ed è incredibile che sia un partito considerato di sinistra, cioè che ci sono persone in buona fede che votano il PD pensando di votare sinistra, quando in realtà insomma non esiste nessuno nella storia nazionale che ha fatto tanto contro il paese, contro i lavoratori, quanto il PD. Cioè sono stati obiettivamente, e lo dico senza problemi, l'ho sempre detto, l'ho anche denunciato in procura, sono stati dei collaborazionisti del grande potere finanziario. Quindi c'è stato un completo tradimento della nazione, per cui io anzi mi appello agli elettori di sinistra: se siete di sinistra, e vi ripeto un pensiero che stimo, guardate il programma del partito che votate, perché voi state votando per il partito che in assoluto è più tutelante del potere finanziario internazionale. Grazie. Grazie a voi dell'intervista.